Cari amici telespettatori, ben ritrovati negli studi di Voce di Strada. Riprende l'appuntamento con il format Inseguendo un Sogno e la sua nuova stagione. Lo facciamo in modo particolare con il maestro Ivano De Simone e i suoi allievi. Buonasera ragazzi e ben ritrovati qui nei nostri studi. Lo facciamo perché loro tornano vittoriosi dopo un lungo percorso di studio e anche delle lunghe gare, tornano vittoriosi nei loro paesi e lo facciamo insieme a Andrea. Andrea è stato il terzo classificato per la categoria C al campionato europeo di Organetto. Sbaglio Andrea o dico è giusto? È giusto. Bene, ti sei esibito ad Udine, sì. Precisamente ad Attimis, ai confini. E quali sono state le emozioni che hai provato? È stata una bella emozione. E quindi ti sei ritrovato a gareggiare insieme ad altri. Quanti ne abbiamo sfidati più o meno per arrivare a fare il terzo classificato? 150-200 più o meno. Quindi 200 partecipanti e tu sei arrivato terzo classificato, sì. Nella categoria, sì. C. Bene, stessa cosa poi equivale per il campione italiano di junior di Organetto, Vito Pierro. Sì, Vito, sì. Prima di tutto ti devo fare i complimenti perché hai avuto una tournée estiva abbastanza lunga. Grazie, grazie. Ci siamo esibiti in vari posti della provincia di Salerno e non solo. Ecco, voi, tu hai partecipato insieme ai tuoi compagni ed hai vinto, avete vinto il primo premio al miglior saltarello abruzzese. Sì, precisiamo, siamo andati a Giulianova il 10 luglio 2016 a partecipare a questo concorso. Io ho vinto il miglior saltarello in Abruzzo, è nato lì il saltarello proprio, sì, titolo saltarello abruzzese, e noi della Campania abbiamo portato la vittoria del miglior saltarello, quindi una soddisfazione in più. È vero, una soddisfazione, sì, perché dall'Abruzzo il premio passa alla Campania, l'avete strappato. Sì, l'abbiamo strappato. Ecco, sì. Vito, stessa cosa per Andrea, sicuramente delle emozioni, sì, dei sentimenti aver vinto. Grandi emozioni, sono dei concorsi molto importanti e quindi averli vinti significa prima di tutto una grande soddisfazione per te, per il maestro, per la tua famiglia, e sono delle soddisfazioni che man mano che si va avanti si realizzano ancora di più e sono delle belle cose. Si percepiscono ancora di più. È vero, ti do ragione su questo, Vito. Bene, però non finisce qui. Passiamo la parola. È vero. Passiamo la parola e la passiamo ad Angelo Baglione. Ciao Angelo. Ciao, ciao. Tu sei il vincitore del primo premio categoria C al 20° campionato italiano che si è tenuto a Viggiano. È così? Giusto, sì. Giusto. Anche per te, prima volta che partecipi a un campionato o già hai partecipato ad altre manifestazioni? No, questa era la terza volta. Terza volta. Da quanti anni studio organico? Sono 7 anni. 7 anni. Ho iniziato a 6 anni, sì. Ecco, proprio perché stiamo facendo una puntata particolare di Inseguendo un Sogno, diciamo ai nostri telespettatori e per chi ci segue, come è nato questo sogno di imparare un nuovo strumento musicale, a suonare un nuovo strumento? Allora, fin da piccolo ero già molto appassionato e vedendo già il maestro suonare, facendo questa specie di concerto, mi è piaciuto già dall'inizio e ho chiesto ai miei genitori di portarmi a questa scuola e già da piccolo, come ho detto, già ero già molto affezionato a questo strumento e ho deciso di imparare. E quanti anni hai, Angelo? 13. 13 anni, quindi da 7 circa, da quando avevi 6 anni hai cominciato. Sì. Ecco, una bella emozione. Invece chiediamolo anche a Vito. Vito, tu quanto hai cominciato a suonare? Ho cominciato 9-10 anni. 9-10 anni, già sei campione junior, sì, italiano. Sì. Andrea, anche tu hai vinto questo premio, quando hai cominciato a suonare? A 10 anni. A 10 anni. Bene, come vedete comunque i sogni si realizzano fin da piccoli e loro hanno portato questa vittoria e quindi la Regione Campania in testa. Prima di passare la parola al maestro, parlo con Carmine Lettieri. Carmine, allora, voi è bello sentirlo perché avete fatto un quartet, voi quattro, vero? Che sì. Si chiama il Quartet Diatonic Vaca. Sì. Vaca sta per le vostre iniziali. Sì. Bene, che succede invece col quartet? Premio anche voi. Sì, in pratica quest'anno hanno inserito questa gara, come si suol dire, nuova, in cui potevi esibirti non da solo singolarmente ma in compagnia in un certo senso,
E noi col maestro ci siamo preparati e siamo andati e abbiamo portato a casa questo premio, questa vittoria. Qual è il pezzo che avete presentato lì? Abbiamo presentato due pezzi, una tarantella magica e la celebre mazurka variata, la miglia vacca. Bene, che dopo magari ci farete anche ad ascoltare. Sì, sì. Bene. Si tratta del 20° campionato italiano, sì, perché noi abbiamo detto, quindi il premio è stato vinto a Viggiano, sì, a Viggiano, a Potenza, quindi primo posto come rassegna dei gruppi musicali. Sì. Bene, quindi il quartetto è già formato, il maestro è pronto per portarvi in tournée anche a voi, sì, oltre a una tournée singola, vero maestro? Certo. Bene, maestro, questo è un grande orgoglio per lei che segue i ragazzi nel percorso di studi, ma anche un orgoglio personale perché lei è campione comunque mondiale, sì, di organetto. No, quest'anno, devo dire la verità, come l'anno scorso abbiamo portato a casa degli ottimi risultati e sinceramente sono molto soddisfatto, soprattutto dei ragazzi che comunque anche da parte loro ci vuole tanto impegno, perché questo impegno non viene solo nelle gare, ma soprattutto viene tutto l'anno. Cioè loro iniziano a studiare da ottobre fino a giugno, luglio per portare a casa il risultato. Quindi il lavoro è il lavoro di tutto un anno. Quindi faccio i complimenti a loro per lo studio e l'impegno che ci hanno messo. Bene, grazie maestro. Facciamo una precisazione anche, proprio per, sì, corso di studi, dove è possibile effettuare, ecco, una lezione anche per qualcuno che vuole intraprendere questa carriera di musicista, quindi imparare un nuovo strumento musicale? Allora, il martedì siamo a Serre, mercoledì a Castel San Lorenzo, giovedì a Campagna e venerdì e sabato ad Albanelli. Ecco, le iscrizioni? Le iscrizioni sono già aperte, i corsi inizieranno il 4 ottobre e quindi chi vuole E quindi vuole siamo iscriversi pronti per questo nuovo qua. Anno accademico. Siamo qua. Bene, torniamo con la parola un attimo a Carmine, chiedo, sì, anche a Carmine, dato che stiamo inseguendo un sogno, sì, quando è nata la tua passione per l'organetto? Vabbè, la mia passione è, diciamo, circa 10 anni fa, ma avevo 12 anni. Quindi sono 10 anni che studio e nessuno in pratica. È stata tua personale o di qualcuno in famiglia questa tua? No, è stata metà e metà, un po' perché la nostra terra proprio è tradizione, penso l'organetto è uno strumento tradizionale, è tipico della nostra zona, poi anche avendo dei cugini che suonano ho inseguito la loro passione. Bene, tutto qua. Una passione che vi ha portato un sacco di premi, un sacco di certificazioni e l'augurio anche nostro di Voce di Strada per, grazie, gli ottimi risultati ricevuti. Maestro Ivano De Simone, sì, l'orgoglio dicevamo che non è solo personale ma anche individuale, perché, certo, i ragazzi acquisiscono una certa autonomia dopo il, certo, percorso. Ognuno di loro quest'anno ha fatto varie serate, Vito ha fatto vari concerti nella Campania, nella Basilicata, anche Andrea, Angelo, Carmine ha già un gruppo abbastanza noto in zona, quindi non è solo vincere un concorso, è anche portare avanti la tradizione, farne di questo anche un lavoro che oggi o domani sicuramente per loro potrà essere. E poi l'anno prossimo stiamo preparando, diciamo, la tournée forse, sì, un po' esagerato, però una piccola tournée con il quartetto dove cercheremo di esibirsi in tutta Italia, vediamo un po'. Quindi diamo maggiore spazio, sì, anche al gruppo musicale, allora, in, certo, per sé. Maestro, più o meno quanti allievi abbiamo? Ma siamo intorno alla 50 più o meno. Bene, quindi la tradizione continua, sì, la rinnova del futuro. Sì, 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 la tradizione continua e poi è tutta è giovanile la tradizione. Bene. E noi così vi diamo appuntamento alla prossima volta di Inseguendo un Sogno. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per l'Accademia di Musica di Organetto della Diatonic New Generation e adesso ascoltiamo il quartetto esibirsi qui negli studi di Voci di Strada. Alla prossima.